È arrivata anche a te una cartella di pagamento? Non devi sentirti in colpa o allarmarti. Non esiste ormai italiano che non abbia ricevuto una richiesta di pagamento da parte del fisco. Questo non vuol dire però sottovalutare la situazione, anzi, hai massimo 60 giorni di tempo per opporti. Ecco allora 10 regole d'oro per fare ricorso contro la cartella esattoriale. Vediamole ad una. Prima regola. Prima della cartella esattoriale ti deve essere arrivata una richiesta di pagamento per quello stesso identico tributo. La cartella non può mai essere il primo atto con cui il contribuente viene messo a conoscenza del proprio debito. Seconda regola. Se la notifica ti arriva con posta elettronica certificata, controlla che il file allegato, quello contenente la cartella vera e propria, non sia un PDF ma un file MP7 apribile con un software di firma digitale. Se così non fosse, la cartella sarebbe nulla. Terza regola. Se si tratta della cartella di un parente defunto, non devi pagare multe e sanzioni. Queste infatti non si trasmettono mai agli eredi. Quarta regola. Controlla che la cartella non sia prescritta. La prescrizione varia a seconda del tributo e va da 10 anni per IRPEF, IVA e canone RAI, a 5 per IMU, TARI, TASI e multe e infine a 3 anni per il bollo auto. Quinta regola. Controlla che non sia intervenuta la decadenza. In pratica, nella gran parte dei casi, tra la data di iscrizione al ruolo del debito che si trova sulla cartella e la notifica della prima cartella, non devono mai passare più di 2 anni. Sesta regola. Verifica che sia indicata la causale della cartella, cioè la cosiddetta motivazione. Il contribuente deve sapere a che titolo gli vengono chiesti i soldi. Settima regola. Se la cartella indica un'unica somma da pagare senza fare dettagli, vuol dire che capitale e interessi sono stati sommati tra loro, mentre invece vanno distinti in voci separate. In particolare deve essere chiaro come sono stati calcolati gli interessi e per quali annualità. Ottava regola. Se la cartella è stata depositata in comune perché tu non eri a casa quando è arrivato il postino, verifica che ti sia stata spedita una raccomandata informativa. Per controllarlo puoi fare una richiesta di accesso agli atti presso gli uffici dell'esattore. Nona regola. Controlla che sia indicato il nome e il cognome del responsabile del procedimento. Non ci deve essere la firma a mano, ma deve esserci il nome. Infine, decima regola, verifica che tra le pagine in cui è composta la cartella vi sia quella che indica le modalità e i termini entro cui fare il ricorso. Se così non fosse, la cartella resterebbe valida, ma se sbagli le modalità per l'impugnazione non sarai penalizzato e il giudice dovrà darti il tempo per rimediare. Ultimo consiglio. Se non puoi permetterti di pagare né oggi né domani, non pensare di avere sconti o saldi stralci. L'unico modo per ottenere una riduzione drastica del debito è ricorrere alla cosiddetta legge salva suicidi, che ti consentirà di ottenere dal giudice uno sconto e in alcuni casi è stato ottenuto fino all'80%. Ricordati, la legge sul sovraindebitamento è la legge 3 del 2012. Questa è la legge.